Bentornati sul canale dell'Arma. Oggi vi porto la profile del mazzo Migra Brezza, che mi ha consentito di fare terzo posto al regionale di Pescara di domenica 24 aprile, nella splendida cornice dell'Hotel Sea Lion a Pescara Nord. Eravamo 99 partecipanti, quindi un centinaio, 7 turni, ho chiuso 6-1. E quindi ho conseguito questo terzo posto e sono francamente molto contento perché adesso comincio a capire meglio come funziona questo mazzo. Un mazzo che sicuramente a prima vista può risultare facile da giocare, brainless, eccetera, eccetera. Però in realtà è un mazzo che anche per colpe non sue, per via delle sue meccaniche particolari, si è ritrovato delle win condition allucinanti come la statua, anche Shifter, non è che veniva così usato, la trappola arpia, eccetera. Verranno sistemate dalla banda di queste criticità. Però è veramente un mazzo che si basa su degli equilibri precari e parlerò molto in questa profile perché secondo me, la lista del main che ho fatto è perfetta. È perfetta così. Allora, 7 turni. Primo turno ho vinto contro Prankids Brave. Secondo turno ho perso un mirror, ho perso il dado. Alla terza parte lui con combo e trappola arpia, c'è poco da fare. Terzo turno vinco contro Swarsoul. Quarto turno vinco contro il mirror, perdendo il dado 2-1. Poi vinco contro Eldritch. Poi vinco contro DDD e all'ultima vinco un altro mirror. E direi che possiamo iniziare con la profile perché adesso che so spiegarvi meglio un po' tutto quanto. Adesso, uomo faro, prego, inquadri le carte. Allora, anzitutto le tre robina e le tre aquile, queste non c'è nulla da dire perché vabbè, sono gli startini del mazzo. Must a tre. Poi Super Dot TS per favore. Ne giocavo due in quella profile del piccolo regionale di 2 settimane fa. Ho sbagliato perché comunque queste sono le due carte che di primo da soli non fanno niente. E, è semplicemente un pezzo. E questo mazzo ha così tanti addini che ti permette di poter vedere quello che ti serve. In realtà questa la usi quasi sempre per carte nel tuo cimitero, però all'occorrenza diventa veramente fondamentale nel bannare cose particolari. Ne basta uno, sicuramente prima non sapevo ancora bene come funzionava e secondo me streama sta uno. Ora passiamo a sua altezza. Ne gioco uno, secondo me uno è la scelta migliore. Io però sono un po' di profile che sento che tanto ne hai uno, poi te lo ricicli, detto sì, però non fatela così semplice. È vero che te lo puoi riciclare con Tucano, Stree, eccetera, però ci sono delle volte in cui vuoi riprenderti altro, delle volte in cui Eglen deve risolvere, io gioco solo 3 target, e quindi se tu parti con uno dei tre ciccioni in mano, se la partita si prolunga, poi l'Aquila diventa inutile, a volte deve risolvere, però comunque i vantaggi di giocarne uno sono più degli svantaggi. E il vantaggio è che non devi briccare, il vantaggio è che i ciccioni in mano non li vuoi mai avere, 2 Empen sono pesanti. Sono pesanti perché vedo anche, ho visto ieri partite, l'altro giorno ho visto partite con persone che briccavano, che si trovavano l'Empen in mano. Dai, giochiamone uno e basta, secondo me è assolutamente la scelta migliore. Poi le altre su cui non c'è nulla da dire, questa per quei pochi che non ancora se ne rendono conto, è proprio condannata al 200%, le altre sono fortissime, ci stanno. Poi questa pure dicono, eh no, è bannata, in realtà non verrà toccata, sono abbastanza sicuro su questo perché comunque il mazzo deve avere delle power play, questa è fortissima. Il mazzo comunque si basa su alcune carte risolutive e Shifter ci sta assolutamente, anche perché poi la peschi più in avanti nel game, è una carta mortissima come Droll, quindi ci sta. Passiamo alle magie. Allora, le tre duali di vabbè, niente da dire. E poi soprattutto le tre Prosperity. Già ho detto come la penso su quelli che giocano Extravagance, ovvero che è assolutamente una scelta legittima perché è una carta molto costosa. E più forti di Extravagance, se si vuole sfruttare al 100% il mazzo, bisogna giocare Prosperity, però io per esempio voglio fare il nazionale all'europeo, ci sta che prenda Prosperity. Chi vuole giocare magari a un livello leggermente inferiore, giocate l'Extravagance, va bene lo stesso.
Poi la carta più forte del mazzo era Terreno, questo c'è poco da dire, questo invece ha permesso al mazzo finalmente di essere stabile, di poter competere ad alti livelli. E per quanto riguarda la consistenza, passiamo all'unica carta che ogni tanto mi fa venire dei dubbi, perché è una carta molto mediocre. Spesso la desido, soprattutto quando vado secondo, però è comunque... Uomo fare inquadra sarcofago, che è una bellissima carta. E comunque... ti permette di iniziare la combo perché comunque se c'hai solo Iglen e c'hai questa fai tutto, Iglen da solo è veramente un palo e quindi la rigiocherei perché è meglio questa del secondo stream, assolutamente. E poi la si desidera, è una di quelle carte che dice vabbè la desiddo, sto in pace con me stesso, però la devi giocare. Alcuni la giocano di side, ma come cacchio fate? Cioè questa è la carta, è l'unica carta troppo forte. Troppo, ci sono dei campi allucinanti, ci sono... Ma anche Mirror, per esempio, me l'ha fatta pure che stava contro di me, che avevo aperto con Avian. Cioè, è troppo forte, come si fa a non giocare questa carta di main? E anche io sono uno che non gradisce le carte che parti tu primo, vinci il dado e non ti serve a niente, però questa è una carta illegale, assolutamente, assolutamente da giocare, must. Poi tre book perché vabbè, non ci sono altre entrap, quindi ti serve per forzare le cose, ti serve per proteggere appunto i tuoi mostri. E alcuni mazzi perdono semplicemente coprendo la normal, quindi il book si deve giocare a tre. Ma se lo si gioca a due va bene lo stesso, per carità, però io ne gioco tre. Poi la call, da allora ho vinto contro Sword Soul il primo game perché lui giocava draw di main, avevo questa e gliel'ho ovviamente annullata. Quindi called... va giocata. L'unica cosa antipatica che ho notato è che a volte hai shifter, la fai ovviamente nel tuo turno magari, no? Per annullare Ogre, Droll, Veiler, eh? Però il problema è che Ashe sotto shifter funziona comunque e tu non puoi più fare Called perché l'Ashe va direttamente bannata. L'unica cosa antipatica è questa, però comunque va giocata di main ed americano. Così a caso. Queste due, come ho già detto, a me non piace giocare sotto mina, però anzitutto ti permette di giocare anche Terraforming, che così ti dà 4 terreno, che se no non la giocheresti. È un piano B, se stai proprio in mezzo, se c'hai tipo Darkruler, le carte che forzano e non c'è la combo perché non si può avere tutto ogni tanto, metti questa, resisti un 3 turni, ti rifai la mano, oppure fai Raid Zaloop, che adesso ho imparato come si fa, è figo. Quindi ci sta, la mina mistica ci vuole. Le ho tolte dalla side perché in questo ho cambiato side extra, quindi... nel gioco e basta. Spolverino, questa è un'altra di quelle carte sbagliate come Darkruler, mi ha fatto vincere contro anche DDD, sì. I Mirror ovviamente è fortissima, va giocata di main, soprattutto in un regionale in cui poi dirò un'altra cosa sul regionale, sui mazzi che puoi beccare, ma assolutamente adesso è la scelta migliore, poi dopo la banned si valuta se spostarla di side, dipende dai mazzi. Vabbè, la trappola nulla da dire. Questa è veramente una carta fortissima, ma bisogna capire alcuni ruling. Per esempio, il DDD che ho affrontato aveva attivato nel secondo game un contratto oscuro trappola che impedisce a tutti i mostri sul terreno di essere targettati, di essere usati come rituali, eccetera, come fusioni e anche di essere tributati per evocazioni tramite tributo. Quindi teoricamente mi loccava. Poi però già lo sapevo teoricamente, ma il judge me l'ha confermato, che potevi evocare Empen con questa, perché questa manda e non tributa. Allo stesso tempo, se usi una carta dell'avversario per evocare Mega Raiza non rimbalzi in mano perché quel mostro per rimbalzare in mano, quell'effetto opzionale, deve essere tramite un tributo di un vento e questo manda. Molto particolare, come ho detto ieri facendo la battuta, Empen deve invadere al 100%. Quindi 40 carte ovviamente di main perché 40 carte sono... è la consistenza. 42-43, più carte metti più brick puoi avere. Si gioca a 40, passiamo all'extra. Dico alcune cose veloci sull'extra perché tanto ieri non mi è mai capitato neanche di usarlo, ovviamente, come neanche a quel regionale. Vabbè, segna mostro. Quello che volevo dire è questo. Allora, questi sono i target di Maximus Dogmatica. Vabbè, ieri ce n'era uno, mi sa, in tutta la sala. Vedo altri che giocano Omega, che giocano la fusione che spacca. Secondo me, visto che Maximus manda solo due... questa è la cosa più forte che puoi portare. Meciaba e Loki con questa che ti sistema anche la mano. Perché? Perché Migra già è settato per ribaltare i campi. Questa
quindi non hai bisogno di spaccare un mostro, cioè chi se ne frega. Ti sistemi la mano, magari ti peschi e ti sistemi in modo che c'è pure un targhettino da scartare di matchup, ma poi alla fine parliamo del nulla perché sono materiale da prosperity, quindi questo sta a posto così. Poi niente, questo è tutto il comparto di Zeus e va bene. Comparto per fare Hatchescode. Qua, classico, no, nulla da dire. Le ultime due carte sono la Fenice perché a volte vuoi togliere qualcosa di particolare, come Floodgate, eccetera, eccetera. E infine Avramax, che comunque sarebbe quello che serve a togliere mostri tipo immuni da tutto, come Final Sigma e cose così. Sarebbe meglio giocare il Link 5 che usa un mostro dell'avversario per meccanica di gioco, quindi anche chi è immune può essere linkato, però non ce l'ho, ma francamente non mi va di spendere soldi per un link inutilissimo che serve solo in particolari situazioni. Va bene Avramax e basta. Passiamo alla side, qui c'è abbastanza da dire, anche perché poi devo tirare frecciata alla fine, quindi ce n'è ancora tanto. Corvo, addabile contro Despia, deve riprendere quella al cimitero e poi fusiona, quindi se glielo togli lo freghi. Non ho avuto modo di testarlo bene in real ieri perché di Despia non ne ho beccati. Utile anche contro Skystriker per bannare Engage. Anche se c'è l'OTK pronto bannando Rai, tu banni Engage. E comunque quasi tutti i mazzi giocano. Contro DDD l'ho messa perché vedi i mazzi campano col cimitero e questa la metti, togli sarcofago per questa, Poseidon sta a posto. Tre cosmici, non i Twin Twister. E perché devi togliere quella terreno zombie, mondo zombie. E inoltre contro i mazzi settosi hanno quel coso che li protegge rimanendo rivelato in mano. E questo invece è banned e non spacca. Quel mostro lì che non fa spaccare le settate, quindi va bene Cosmic. Ora qui, suggerita da Flavio Palumbo, era la trovata, diciamo, per i mirror. Only for the mirrors, parlo per quelli, per i nostri alleati della NATO. Praticamente, questa qui la metto solo in mirror perché è l'unica carta possibile che auta la trappola arpia. E nel mirror ha tantissime utilità perché puoi negare qualsiasi cosa, la terreno, qualsiasi, e anche uno dei pezzi piccoli, no? Banni il tuo, li neghi la sua robina e dal turno dopo ti riprendi l'uccello in mano. Vabbè, e, a parte siete meglio di così, non ridete. E quindi quello che volevo dire è che questa è una scelta che mi ha fatto vincere un mirror, però non ho messo Fulmine Tempesta. E questa è stata una scelta secondo me più da evento grosso e non da regionale. Ieri eravamo un centinaio, però comunque c'erano molti Eldritch, molti Alter. Tornassi indietro, rimetterei Fulmine Tempesta, forte anche nei mirror ovviamente. Perché quando becchi quel tipo di mazzi devi avere la side potente e contro quei mazzi non ce l'avevo appunto i cosmici e basta, spolverino, ma era poco. Con Eldritch ho vinto perché ha visto tutti i Floodgate ma non vedeva carte Eldritch, quindi stava, passava sempre e a lungo ho vinto. Questa però è molto, molto bella come idea. Un saluto a Flavio Palumbo. Questa anche perché parti primo, è come se fosse un altro shifter, da sola magari blocca anche alcuni mazzi, quindi ci sta, non funziona con i materiali Xyz, ma ti fa giocare, insomma una vecchia carta sempre molto utile. Barrier contro Despia, Swordsoul e compagnia, nulla da dire, Despia sarà un mazzo da meta, quindi questa comunque sarà presente, è forte, c'è poco da fare. Questa vabbè, anche questa rischia tanto, rischia il ban, rischia di essere limitata perché così non la puoi portare di trap trick, veramente assurda. E ha di pure spolverino, mi è capitato nel mirror, mi ha fatto Twin Twister e sì. L'ho messa con questo perché poi ci ho messo una trap trick così. 4 o 7, ovviamente contro Swordsoul e Despia li mettevo tutte e 7, a seconda dei mazzi che becchi metti questo o quell'altro. Allora, devo dire ultime cose. Allora, ringrazio tutti, ringrazio il mio team, ringrazio soprattutto Leve, Crocetti, Flavio e tutto il team, ovviamente tutti i miei amici. Allora, ci sarà il nazionale tra l'altro 18 giugno, 19 giugno, penso che uscirà la banned prima. Spero di aver dimostrato che io sono forte, perché nell'ultimo regionale, che era un piccolo regionale, non sapevo giocare bene il mazzo.
non sapendolo giocare, ho fatto comunque top. E qualcuno si è permesso di fare qualche battutina, qualche cosa. Voi pensate che non lo so, a me arriva tutto, io ho orecchio ovunque. Su di me potete dire quello che volete, sia come persona e come compaio nei video, mille difetti, non c'è problema. Ma prima di parlare di me come giocatore, fate 5 top ai big event e dopo parlate. Io il perculo l'accetto dai super fenomeni del gioco, non da voi che. Ma non a voi utenti, a quelli là che hanno detto qualcosa di. Ricordatevelo sempre, io sono il gioco. E con quest'ultima polemica che ci deve sempre stare, ringrazio Uomo Faro per la lunga ripresa. E seguiteci e ci vediamo al prossimo evento. Grazie a tutti, ciao.